Poi viene il campo di Venere, che io non condivido il nome, va bene, certamente. Poi dopodiché si arriva a Brienza, poi da Brienza non so che strada facessero, ma credo per Pendola o qualcosa del genere. Sempre, cioè la via più breve che c'è, la strade così di montagna, quelle che erano. Questa Comunque, stavo dicendo prima con Peppino che andavano a piedi anche da Vietri, quindi era la. Sì, apertura. l'unica via di locomozione era quella, insomma, al massimo con un carretto, però per andare col carretto poi bisognava andare per la strada, che comunque era molto più lunga. Con l'asino, a Vietro, che altri partivano con l'asino, con i cesti dentro, la roba. Asino, mulus, questi erano i mezzi di locomozione, Vabbè, però mo. comunque il popolo andava tutto a piedi, c'è cioè proprio qualcuno che Questa magari usava. carrozza, con le Il carrozze. carretto andava per Atena, quindi andava per la strada e per le provviste, là c'erano le provviste, perché poi per diversi giorni quindi dovevano portare pure provviste. Oppure gli altri asini e muli che seguivano comunque erano per le provviste, non erano sicuramente per portare a cavallo qualcuno. Già, allora, questa qua che avete fatto, questo motivo era, mi hai detto che era? Una marcetta all'accompagnamento della cinta. Della cinta. Poi ce n'è pure un'altra. Questa è una processionale, viene definita da qualcuno, quindi proprio per esempio l'accompagnamento della cinta. Questi pezzi fanno parte sempre della tradizione, sembra che voi avete insomma Questi ripreso se li da. stiamo tramandando ad orecchio, difatti, per esempio, se si riesce a trovare qualche registrazione, sono simili. Però no, Perché perché comunque ognuno poi ci ci mette mette del suo, qualcosa. del personale, quindi sono simili, diciamo che orientativamente si rassomigliano molto, però c'è sempre qualcosa di personale che poi le distingue.